Io sono, diglielo un po', io sono nato pronto. Mica per mangiare poi. Mica per mangiare. No, un optional. Passa via. È un altro come Margherita. Sì. No, è Federico. No, cioè io alla fine ho deciso che se, quando non la vuole basta. No, via, basta, non c'è nient'altro. Buon appetito. Mangiali, domani. Buon appetito. Ma sei pronto? Sì. Quando sei pronto ci dai un segnale. Cosa c'è? Fai servire da riso, fai sì, passare sì, da subito. Sì, sì, sì. Buona, eh? Ecco, delle foto ieri del prego. Dai, dai. Ma quasi dobbiamo cercare i capelli del più vecchio. No, è cioè, troppo naturale. Ah, è di qua, allora va bene, di qua. Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! È buona la pasta? Vedi sì, che sei uno di quelli che mangia così. Grazie. Quasi. Mangia solo la pasta. Ho l'esempio di Diana Pobre. Che lei mangia e soprattutto assaggia. Ciao Claudia! Cioè a 3 anni. Ciao! Adesso vengo a salutarvi bene. Pasta con le vongole. E lei? Ah, a 2 anni mangia la pasta. Ciao! 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 Una cosa neanche da pensarci. Porta la testa. Mamma mia. Auguriamoci che Valentina sia un po' meglio da quel punto di vista. Così o basta. Che abbia preso da quindi papà. Quindi uno diventerà Ale e l'altro diventerà Vale. 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 Ale e Vale. Ci fanno più in fretta, no? Capire chi stai chiamando. Sì. Ah sì. E basta quindi che non la chiamiate Tigna. No. Oppure Alex. Alex non mi dispiace. No. Io Alessandra la chiamo Alex. Ecco, ma Alex. Meglio che Sandra, come la chiama Maria, che è una roba. Sandra. Una roba. Ogni volta che mi viene il brivido. Mai. Come Tina. Perché io volevo che mi chiamasse Sandra. Senti. Io abbastanza. Ma pensi ai casi della vita? Io le ho messe. Quando la mamma era incinta. Come va? Io andavo in giro. Devono stare lì. E c'era una rosa. Aspetta, questo è vero. Hai ragione. Non fermate lì. E a me piaceva. E io volevo. Non sai che adesso. Non puoi. Devo andare. Ciao. Ciao. E io volevo che mia mamma chiamassero la Sandra. Perché questa Sandra che aveva mia mamma. Caro Alessandro, di questo ti dovrei mettere cosa ti fa? Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! No, quello no. Tanto lei ha entrato. Ma ce la faccio? Vuole? No, Alessandro. No, qua chiudo più la parte. Avete chiuso la parte. Alessandro, mangia pure ancora un po'. Senti, non giochiamo più assieme però. Io ho lasciato chiuso lo stop. Guarda, non so se passa là. Ti lascio bien? Già. Perché non mangi, Ale? Perché hai fatto chiuso? Ha avuto un intasamento improvviso, adesso si sblocca. Ma la mia? Perché sì, facciamoci sentire un attimo. Ho combinato tutti i divani. Mami, ci puoi venire? Ci puoi venire? No. Chiude le pade, Donalo. Non è abituato. Mangia un po' di pasta prima. Non c'è un po' di pasta. Che cosa? Mangia quello che non mangia papà. Pisello. Buono pisello. Buono. Bello fresco. Perfetto. Vuoi questo che pancetta? No, faccio tantissimo. Ma come la pasta alla carbonara, Alessandro? Stessa cosa, lo vuoi assaggiare? Andiamo alla sua portata. Vuoi assaggiare quanto che vengo? Sì. Una carota? Non tanto.
fosse stata la vera anche là, per un conto, ma... Vabbè. Cosa che è successo? Sai cosa mi è successo la prima volta a parto di qua, vado fino su oltre bombe. Dormiamo? Io prima porto molto su. Come attacco la pianta, spesso anche te. Cosa che succede? Cambio la catena. Mi scappa il cavo di avviamento. Chiudi, via, andiamo a casa, finito, basta. Un nervoso, perché poi quel filo lì, devi smontare tutto, devi mettere la molla dentro, di ritorno. Quelle giornate no, no, proprio stella, basta, vai via subito perché ti porta per conto. Ma sono proprio quelle che... Poi, se ti capita qua vicino, no, ti capita quando sei in montagna, proprio in mezzo ai cavoli, prendi la nota, prendi tempo. Arrivo subito! Uno, poi l'altro. Se vuoi fare un giro in macchina, sai. Poi non ti guardi il calendario, venerdì 17, no, non è venerdì 17. Il terzo giorno, che avevamo avuto i primi problemi di altro genere, stavamo tornando indietro, perché c'erano dei problemi che sembravano irrisolvibili, cioè tipo quello di non uscire e scaricare perché noi abbiamo i bagni che vengono raccolti in un contenitore, quando si allarga poi si fa la cosa perché dura tre giorni, no? Certo, senza quella roba lì come fai? Ma non mi piace a dormire un po' la mattina. E cosa è successo? Sono già svegliata alle 7. Lei che è abituata a fare. La cosa principale è che attualmente qui attualmente è rotta e c'è questo motore. Che la cui abbiamo perso un'elica così improvvisamente. Ma dai, ma proprio! Ma era fuori molto. Ovviamente davanti molto al porto vecchio di Corsica. Sì, sì. E poi da lì figura di questo meccanico ha fatto ordinare un pezzo a Roma, il giorno dopo l'ha portato con DHL in aereo a Olbia, lui da Alghero è andato ha preso lei, è andato a Santa Teresa di Gallura, ha preso il traghetto e è andato in Corsica, dalla Corsica è andato a Porto Vecchio, quando è arrivato a Porto Vecchio ha montato questo. Questo qui dice, funziona tutto, tutto perfetto, noi abbiamo fatto la mattina dopo 2 miglia e si è rotto tutto. Mamma mia. No, non è lì, lì è proprio, lì è proprio. Ma non è colpa sua di lui. Non è colpa sua. No. Non è colpa sua qua. Ah, grazie. Però questo per dirti. C'è l'insalata lì. Grazie. E l'altro laggiù. Insalata, anche laggiù. Sì, proprio... quelle giornate. Hai aspettato pensando che fosse solo quel problema. Esatto. Ma come? Come ti dico, ad esempio, come posso dire? Che poi io. Ma è la stessa cosa. Si rompe il pezzo, c'è già la catena di carne, la carne è tutto si va a strappare. Mamma mia, 10 giorni no, ma solo che in più quando è successo eravamo in mezzo al mare e poi no, in Corsica non potevamo tornare perché comunque in Corsica vengono delle regole per cui in porta non puoi tornare. Brutta cosa. I corsi sono terribili. Mamma mia. Ma lo sappiamo bene. E poi a questo punto abbiamo deciso di prendere un grosso pezzo con un motore solo che non era decisione perché poi attraversi le bocche e poi in faccia ci sono molto tutt'altro che facile, no? Però siete devastati, quindi insomma siete arrivati in là. Diciamo fino noi a Santa Teresa eravamo in Corsica e siamo tornati giù a Santa Teresa, quindi abbiamo rifatto tutte le bocche, fortunatamente il mare era calmo. E poi a Santa Teresa avete lasciato la barca, l'ha tirata su, hanno visto qual era il problema. A pranzo ha mangiato anche la cosa. Cioè che si era rotto tutto. Si era rotto su, si è tutto. L'elica era uscita perché evidentemente l'ingranaggio che muoveva tutto si stava per incastrare e si è incastrato subito dopo. Ecco lì. Ha sempre mangiato, mamma mia. Lui invece saltava anche all'asino a scuola.
sfattare i pasti. Tutto questo tanto per la modica cifra lì? Hai sentito? Beh, no, va. No, lascia stare. No, perché poi vabbè, ma tu qualcosa mangiava la sera perché guardava le cose che voleva. E poi andai ancora i frutti marchi. I primi normalmente smangono. Lui mangiava. Ma io sono in due.